Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, to my collar, to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. Anche Adelphia si tinge di rosso. Per dire basta al silenzio. Io dico no. Io dico no. Io dico no. Io dico no. Una donna deve piangere solo di gioia. Non sei sola. Chiamaci. Stupenda, immacolata fortuna. Per te tutte le creature del regno si sono aperte. E tu sei diventata la regina delle nostre ombre. Per te gli uomini hanno preso innumerevoli voli, creato l'alveare del pensiero. Per te, donna, è sorto il mormorio dell'acqua, unica grazia. E tremi per i tuoi incantesimi che sono nelle tue mani, e tu hai un sogno per ogni estate, un figlio per ogni pianto, un sospetto d'amore per ogni capello. Ora sei, donna, tutto un perdono, e così come ti abita, il pensiero divino fiorirà in segreto, attorniato dalla tua grazia. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere qui oggi per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Abbiamo voluto cominciare questa nostra riflessione con una poesia di Alda Merini che guarda alla donna come una stupenda, immacolata fortuna, come la regina delle nostre ombre. Donna che insieme è forza e dolcezza, determinazione e sensibilità. Una meravigliosa creatura che purtroppo, ancora oggi, è troppo spesso vittima di violenze. Violenza fisica, verbale, psicologica. Vittima di atti di forza bruta che sottostanno la debolezza interiore del carnefice, che ha solo lo scopo di distruggere. Oggi vogliamo, con voce di donna, costruire insieme un viaggio in cui l'arte e le emozioni saranno al servizio della speranza. La speranza della denuncia, della rinascita, del coraggio. La speranza che insieme si possa rendere il quotidiano migliore nei piccoli gesti di rispetto, partendo da se stessi e dalle persone che ci sono vicine. Per questo
Voci di Donna sarà un percorso tra le grandi canzoni della musica italiana e straniera. Nella prima parte racconteranno emozioni di paura, di dolore, di solitudine, di sconfitta, di colpa. Nella seconda parte assumeranno i toni della forza, del coraggio e della rinascita. Dobbiamo educare alla consapevolezza, al bene, alla gentilezza del cuore. E dobbiamo sapere che insieme si può. Ma ha senso celebrare questa giornata solo se diviene memoria, attenzione e prassi di ogni giorno. Solo così possiamo dire che diveniamo e restiamo tutte e tutti esseri umani. Ma adesso diamo voce alla musica con la band Unique Quartet, la voce di Mina Signorile e i ballerini di Dimensione Danza di Lucrezia Cafarchio. Thank you.
prego, uomini, ti servirà quando li adopererai. Sono tanto fragili, fragili, maneggiali con cura. Troppe volte vorrei dirti no, e poi
quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada mai, tutta me se ti andrà per una notte. Sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sempre tu, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte, sono tua. Grazie.
ricominciare poi, che senso ha? Yeah.
Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata. Per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. E ho lottato per cambiarlo. Ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità. E ti perdi dentro un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore, poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché. Amici vanno a ridere di te. Piansi anch'io la prima volta, stretta a un angolo e sconfitta. Lui faceva e non capiva perché stavo per me zitta, ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Ti danno
sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio. E se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio. A letto mi diceva sempre non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi, a quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e lo obbligavo a dirmi sempre: sei bellissima, sei bellissima, accecato d'amore mi stava a guardare. Sei bellissima, sei bellissima. Chi un giorno ha detto il tempo è un gran dottore, lego un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni, ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade tra la gente. Mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente, e mi sembra di sentire ancora. Grazie. A tutte le donne, fragile, opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa, anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta, e soltanto tu riesci ancora a piangere, poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire e taci, meravigliata. E allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. L'amore. L'amore è una scintilla, sinonimo di vita. Eppure, talvolta questa essenza creatrice assume deviazioni malate,
che producono dipendenza, paura, colpa. Nella selezione dei brani che abbiamo ascoltato vengono analizzati questi aspetti attraverso la geniale sensibilità di autori come Genovese, Califano, Malgioglio, Bigazzi, Daiano. Uomini che sono stati capaci di raccontare il complesso e delicato mondo delle donne, quasi a parlare di un mondo possibile se impariamo il rispetto e il dialogo. L'immagine che vedete rappresentata è un quadro d'impatto dell'artista contemporanea Alda Merchetti. I colori decisi ruotano attorno alla rappresentazione di fiori e farfalle per rappresentare la forza e il coraggio, la determinazione, insieme alla sensibilità e all'unicità di ogni donna. Attraverso questa immagine vogliamo cominciare la nostra narrazione in musica della forza del coraggio di vivere, che ci deve portare a lasciare un messaggio di speranza per un mondo migliore. C'è un senso di
quello che ci unisce, un po' d'amore e poche regole. Ti chiedi spesso di chi sono quegli occhi che ci guardano. Io ti rispondo, sono stelle, ma tu non ci credi neanche un po'. E allora saliremo sopra il cielo, a piedi nudi, mano nella mano. Andiamo dritti fino al paradiso, un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo. Ed io che vedo solo il tuo sorriso, che fa sembrare tutto straordinario come te. Più di tutto quello che già ho, ti troverei dentro un'altra vita con lo stesso sguardo perso ma sincero. Ci siamo presi a pugni e poi a baci fino a ridere. Le mani ci hanno fatto male senza volersi mai staccare, e saliremo insieme sopra il cielo a piedi nudi. Andiamo dritto fino al paradiso, un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo. Ed io che vedo solo il tuo sorriso, che fa sembrare tutto straordinario come te. Come questi anni che sono veloci, che stancano i volti mentre formano i cuori, sono gli anni più duri, ma dicono i migliori. E saliremo insieme sopra il cielo, a piedi nudi, mano nella mano. Andiamo dritti fino al paradiso, un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo. Ed io che vedo sembrare tutto straordinario come te. Andiamo insieme fino in capo al mondo, prendiamoci man mano nella mano. Questo viaggio avrà un finale straordinario se viaggi con me. Mi chiedo spesso se tu sei felice come me. Sorrisi senza mai
dolore e libertà. Lei forse è l'amore che non ha pietà, che si arricchisce con la povertà di un gesto semplice che te. Dove tornerai, dove ti riconoscerai, semplicemente come sei, esattamente uguale a te. Siamo
ascoltami, 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 ascoltami. Vorrei dire due parole. Grazie. Grazie. Allora, c'è un fil rouge che unisce tutte le canzoni che avete ascoltato, perché appunto, come abbiamo detto nella parte, diciamo, parlata della manifestazione, abbiamo voluto raccontare quello che è le sensazioni, le emozioni positive o negative che vive una donna che purtroppo subisce violenza. Poi il motivo per cui è nato questo evento è stato fondamentalmente per dare atto a che senza la consapevolezza e senza la forza di una comunità nessuna denuncia può essere sufficiente. E quindi a questo punto c'è l'unica canzone inglese nella versione di Dionne Warwick, che è That's What Friends Are For. Lo scandisco bene, perché la bellezza di questo evento è proprio che ha unito diverse comunità attive che hanno fatto rete e che hanno permesso ad una voce di donna di poter arrivare a denunciare una problematica così tanto importante. E noi, solo se siamo comunità, solo se impariamo a condividere, se impariamo a dare voce insieme, a non girare lo sguardo, possiamo far sì che i centri apposta, le autorità, le istituzioni possano aiutarci a porre fine a questa incresciosa problematica che ancora oggi purtroppo viviamo nelle nostre comunità. Quindi questa canzone è dedicata alle nostre comunità, perché solo se ci diamo la mano possiamo camminare insieme e risolvere insieme dei problemi che possono sembrare grandissimi, ma che invece diventano gestibili, ecco. Grazie. I'm glad I'm got the chance we say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. So much more.
Grazie. Vieni Laura, adesso c'è un momento importante. Il nostro viaggio finisce qui con l'immagine di piccoli fiorellini del coro della scuola dell'infanzia di Cagno a Brescia di Bari, a testimoniare che la speranza ha un volto e sono i nostri figli, le nuove generazioni a cui dobbiamo affidare il seme della consapevolezza, del bene, della responsabilità, ma soprattutto della fiducia, perché un mondo migliore è possibile solo se lo vogliamo tutti insieme. Noi ci auguriamo che questo progetto possa trovare spazio in tanti teatri, perché i valori di solidarietà, di collaborazione, di giustizia, ma soprattutto il rispetto, possano continuare a viaggiare in altre voci di donna. Oggi qui di avere il volto della speranza. Il volto della speranza sono i nostri figli, sono questi bambini, queste bambine, sono delle bambine che hanno finito da qualche mese la scuola dell'infanzia, e che ci danno la speranza di poter credere che un futuro migliore sia possibile. Sia possibile con l'educazione, con la consapevolezza e non me le accecare però. Se no, o se no il mondo possibile, ce lo giochiamo. Educazione, consapevolezza e rispetto. Ora insieme a me, queste splendide bambine che fanno parte del coro della scuola dell'infanzia di Cagno, canteranno quello che le donne non dicono. Abbiamo scelto questa canzone perché è quasi un inno, perché quando ho pensato a questo progetto ho voluto che non ci fosse, non volevo sentire un distacco, anche se abbiamo avuto dei toni chiaramente giusti e idonei rispetto. Anche se volevo avere un atteggiamento più familiare, però effettivamente mi riportano all'ordine. Mi hanno messo la X e lì non ti muovere. No, devo fare col microfono. Allora, i toni chiaramente sono i toni giusti per questo tipo di manifestazione, ma stavo dicendo, non vorrei ci fosse distanza. Quindi vi invito, se volete, perché questa è una canzone che conoscono anche le pietre, a cantare con me, perché insieme possiamo rappresentare una voce di donna. Grazie. Allora. Thank you.
ci fanno compagnia. Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola. Lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Dolcemente complicate, certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro. Giornate senza fine, silenzi e familiarità, e lasciano una scia quelle frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di piacere a chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle brave, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro. Giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Con le nostre notti bianche saremo stanchi, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Grazie. Allora, presentiamole queste bimbe. Tu sei? Gaia. Brava. Olga. Brava. Maya. Charlotte. Brava. Laura. No, stanno applaudendo perché siete state brave. Vieni Laura, grazie, grazie a tutti. Bellissime. Anche io.
io sono Laura come te. dopo la voce della musica, del canto, io le chiamo fiorellini, nuvolette, non so come chiamarle. Adesso diamo voce alle istituzioni, a chi ci deve aiutare, ci può aiutare e a chi insieme a noi può fare, come l'altro giorno abbiamo detto, un granello di sabbia che poi diventa una montagna. Oggi è 27 novembre, non è 25, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ricorre il 25 perché è stata istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1999, ma noi ci troviamo oggi qui, dopo due giorni, a celebrare questa giornata non a caso, perché lo scorso 25, quindi due giorni fa, eravamo a Capurso, nel comune di Capurso, dove abbiamo assistito alla stessa manifestazione, alla manifestazione gemella a quella a cui avete assistito voi oggi. E quindi il comune di Capurso ha accolto il comune di Adelfia e oggi noi abbiamo fatto viceversa, abbiamo ricambiato la loro visita. Quindi il nostro ringraziamento è ad entrambi i sindaci, ad entrambe le amministrazioni comunali, ad entrambi i componenti dell'amministrazione che hanno partecipato l'altro giorno e qui oggi con noi. E volevo chiamare sul palco il delegato del sindaco, il vice sindaco Daniela Coccorese. Buonasera. E l'assessore alle politiche sociali Mariella Romano del comune di Capurso. Io vi lascio il microfono. Buonasera a tutti, ringrazio tutti per la partecipazione, mi fa molto piacere prendere parte stasera a questa manifestazione, mi è piaciuta tantissimo, complimenti al gruppo, alla cantante, l'ho ascoltata per come prima volta e complimenti, bravissima, bravissima. Diciamo che questo come argomento è abbastanza sentito, specialmente da noi donne, non per altro, stasera siamo tutte donne sul palco, sarà un caso, non lo so. No, vabbè, non li vediamo. Volevano una giornata degli uomini. Ah, volevano. La giornata degli uomini secondo me è tutti i giorni, forse più dobbiamo pensare un po' più a noi. È un argomento molto difficile quello che noi andiamo a trattare. La violenza sulla donna, contro le donne, è un argomento molto sentito, molto importante. Abbiamo bisogno di più prevenzione, abbiamo bisogno di più protezione, secondo me anche la certezza della pena, perché queste donne che vengono, che subiscono tutte queste violenze e che comunque alla fine poi hanno il coraggio di denunciare, non è facile poi subire quello che, tutto il percorso che poi viene fatto successivamente, e quindi lo Stato, le istituzioni devono cercare in mille modi di proteggerle. Sappiamo, da quello che vediamo tutti i giorni, le donne hanno il coraggio di denunciare, ma se non hanno alle spalle qualcuno che gli sta dietro, sappiamo benissimo in tutta Italia, stiamo vedendo proprio in questi ultimi giorni come è aumentata la violenza sulle donne, tantissimo. Bisognerebbe fare anche un programma a livello scolastico per gli alunni, per i bambini, far capire l'uguaglianza, il rispetto della persona, il rispetto delle bambine, dei compagni, iniziando già dalla scuola e continuando anche con il rifiuto di ogni tipo e ogni forma di sopraffazione che viene fatta anche nei confronti degli alunni, il bullismo è anche una forma di violenza che poi porta anche alla violenza con la donna. Quindi è un discorso abbastanza complesso. Noi come istituzioni siamo chiaramente disponibili con i servizi sociali, il Comune di Adelfia si impegna molto anche sotto questo aspetto. Quindi io in prima linea sono a favore, chiaramente, come tutte le persone. Io volevo leggere un attimino
un pensiero che l'ho sempre fatto mio, perché comunque mi piace molto Roberto Benigni, non so se voi questa cosa sicuramente l'avrete già sentita. State molto attenti a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi perché debba essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata. Questo è un pensiero che io faccio mio, perché secondo me è importante che l'uomo rispetti la donna, come la donna rispetta l'uomo. È una cosa fondamentale, è una questione di rispetto, di educazione e anche per la dignità della donna. Grazie a tutti. Passo la parola al Mariella. Grazie, grazie a tutti. Che dire? Mina, tu hai dato voce alle voci soffocate di una violenza che non ha, secondo me, né genere né sesso, che non conosce sesso, che non conosce religione. Mina, insieme all'amministrazione, ha deciso di scendere in campo con le donne e per le donne, anche se noi viviamo in una società in cui il gender gap è rappresentato da una continua violazione dei diritti delle donne. Quindi ritengo che in questa giornata, e non solo in questa giornata, debba continuare il nostro impegno contro ogni forma di violenza. Bisogna porre in atto una serie di politiche volte proprio a garantire maggiore dignità alle donne. In tal senso ricordo che la legge del 2020 ha introdotto il reddito di libertà, un contributo che restituisce dignità alle donne vittime di violenza e che vengono seguiti proprio dal centro antiviolenza. Quindi sono proprio contenta di aver intravisto una delegata del centro antiviolenza, perché in tutto l'ambito, quindi anche nel comune di Adelfia e di Capurso, come quello di Trigiano, di Valenzano e di Cellammare, perché noi apparteniamo all'ambito sociale 5, sono presenti centri antiviolenza che sono e che rappresentano un'opportunità, perché sono territoriali. Quindi avere un centro all'interno del territorio aiuta, perché la gente ovviamente si presenta. Il fatto di avere un centro presente spinge la gente a presentarsi, a chiamare. Queste sono le politiche importanti, le politiche che aiutano le donne, ma non solo le donne, ripeto, perché la violenza si può chiamare così, ma si può chiamare anche mobbing, anche bullismo, l'abbiamo detto, anche a scuola. Sono fondamentali all'interno delle scuole gli sportelli di ascolto, che rappresentano un'opportunità per i ragazzi pure, quindi non solo educazione, ma anche ascolto e protezione, ovviamente. Quindi io chiedo alla dottoressa, mi ricordi il nome? Jenny, cosa fa un centro antiviolenza? Sì. Allora, un centro antiviolenza è un luogo dove le donne che sono vittime di violenza possono appunto rivolgersi per poter ottenere vari tipi di servizi. Uno dei servizi è quello, per esempio, della consulenza psicologica. Io appunto sono una delle psicologhe che oggi è in rappresentanza, diciamo, dell'equipe, di tutta l'equipe del centro antiviolenza Il Giardino delle Lune. Durante un percorso di sostegno psicologico c'è la possibilità di prendere consapevolezza in primis di essere vittima di violenza, perché non è assolutamente scontato l'avere consapevolezza di subire una forma di violenza, soprattutto per quanto riguarda la violenza psicologica, che è molto più subdola, molto più sottile, diventa complesso riconoscerla. E quindi tante volte le donne arrivano da noi piene di dubbi e anche di sensi di colpa, perché poi questo è uno dei risvolti della violenza psicologica. Ovviamente facciamo anche riferimento insomma, sosteniamo le donne che subiscono qualunque tipo di violenza, dalla violenza sessuale a quella economica, allo stalking, quella fisica, è chiaro, solo che quella è la più semplice, diciamo, da riconoscere.
Oltre a questo c'è la possibilità anche di ottenere un supporto legale, quindi c'è la possibilità di usufruire di consulenza legale. All'interno dell'equipe ci sono figure professionali variegate, quindi oltre a me come psicologa c'è anche l'assistente sociale, ci sono le avvocate, penaliste, civiliste, c'è l'educatrice, quindi l'obiettivo è quello proprio di aiutare la donna, di seguire una presa in carico della donna a 360 gradi al fine di aiutarla a recuperare la propria autonomia di pensiero, ma anche la sua autonomia economica, accompagnandola proprio in un progetto di reinserimento, diciamo, sociale e di recupero della propria identità. Quindi questo è quello che facciamo, ci occupiamo anche della sensibilizzazione, della prevenzione all'interno delle scuole, che effettivamente mi accodo a quanto già detto, è fondamentale, perché veramente è dai bambini e fin da quando si è piccoli che si può iniziare a contrastare la violenza, ma soprattutto a lavorare su una cultura libera da stereotipi, cioè da una definizione rigida dei ruoli di ciò che fa un uomo e ciò che fa una donna. Infatti mi faceva molto piacere prima vedere la partecipazione di queste bimbe, perché io sono mamma di un bimbo e per me piccolissimo, e tante volte adesso che sono mamma, diciamo, lo comprendo ancora di più, mi rendo conto che siamo noi genitori in primis a dover insegnare fin da piccolissima ai nostri bambini il rispetto dell'altro, soprattutto abbiamo una maggiore responsabilità noi mamme di figli, diciamo, maschietti. Sì, perché passano dei messaggi attraverso l'educazione, dei messaggi fondamentali, anche ad esempio se pensiamo ai giochi che vengono proposti ai bambini. Quando sono piccoli, se un maschietto è interessato alle bambole o al gioco della cucina, tante volte viene già etichettato, additato o ghettizzato, no? Stessa cosa vale per le femminucce, tante volte non è consentito dei giochi di movimento oppure la libertà di praticare degli sport che solitamente si consideri che siano ad appannaggio delle figure maschili. Quindi veramente credo che sia stato insomma fondamentale avere loro sul palco. Poi non so quanto effettivamente abbiano compreso, diciamo, l'importanza di questa, ecco, però ecco, sono, mi fa molto piacere. Lo abbiamo mediato insieme con l'aiuto delle loro famiglie, che ringrazio, perché è stato un percorso che abbiamo seguito. Abbiamo provato, ma abbiamo anche ragionato, in quanto comunque inizialmente ci sembrava una canzone troppo importante per delle bambine così piccole, però diciamo che il motivo principale, la ragione per cui nasce questo progetto, è quello di ridare all'arte, musica, danza, parole, mi devo girare, ok. Ridare all'arte quella che è la sua ragione d'essere. Un linguaggio universale. Un linguaggio che non ha bisogno di essere tradotto, che arriva diretto. E quindi le bambine, anche se magari non in maniera perfetta, hanno espresso in maniera diretta, attraverso la loro spontaneità, i loro sorrisi, la loro ingenuità, il loro essere bambine, hanno espresso direttamente un messaggio. Noi dobbiamo imparare, secondo me, a restituire alle nostre società la capacità di parlare al cuore, perché noi oggi stiamo usando tante parole, e sono parole comunque che vengono dal cuore perché sono piene di significato. Ma dobbiamo anche insegnare a questi bambini che oltre le parole e l'apparenza ci sono dei gesti concreti che sono inequivocabili e che vanno diretti, non possono essere fraintesi. Noi viviamo oggi in un mondo dove abbiamo imparato bene a nasconderci, e secondo me invece dovremmo utilizzare l'essere comunità, lo stare insieme, per poter parlare con un linguaggio pulito, un linguaggio che tenda a dire le cose per come sono e che quindi aiuta a risolvere, secondo me.
discorso femminile di genere, c'è anche una rivoluzione anche nell'uso del linguaggio, bisogna partire proprio da quello, partire già da linguaggio. Io, consentitemi un ringraziamento a Mina Signorile, che ha fatto tutto da sola, è un vulcano, ha deciso di scendere in campo e lo ha fatto veramente in maniera eccellente. Ringrazio il Comune di Adelphia per l'ospitalità e per aver voluto condividere con noi questo percorso, e il grande assessore Biagio Cistulli, una persona meravigliosa, un cittadino attivo, davvero, io ce l'ho in ambito, è molto frizzante, effervescente, io lo ringrazio, ringrazio tutti per Laura Bruno, sì, volevo ringraziarla, una dolce persona, davvero, molto gentile. Grazie, io volevo ringraziare anche le associazioni del territorio che sono presenti e che hanno collaborato nella realizzazione dello spot che abbiamo visto, video spot che abbiamo visto all'inizio, e ringraziare anche io personalmente l'assessore Mariella Romano che ha accettato il nostro invito, che ha accettato di stare qui con noi, il vice sindaco Daniela Coccorese. Anche io volevo ringraziare l'assessore Biagio Cistulli, che in questo momento è impegnato nella regia video e quindi non può essere qui con noi sul palco. Ringraziare tutti voi, lascio il microfono, chiaramente dopo i ringraziamenti non andate via perché c'è il saluto musicale finale. Allora sì, anche io ho da ringraziare, perché appunto come dicevo, come sopra, se non ci fosse stata una rete, tutto questo non sarebbe stato possibile. Innanzitutto ringrazio Lucrezia Cafarchio, che è dovuta andare via prima e che con me ha condiviso il cuore di questo progetto, e quindi il balletto che avete visto è stato messo su da lei. Ringrazio queste persone, sono delle persone fisiche, Carmela Covella, Fabio, Carmen, il giardino di Ressole, il Jeff Kay, il Lombardi di Capurso, DDM, che è un'azienda, la mia amica Dora, il dottor Profeta è un dermatologo, Menir è un negozio di abbigliamento. Queste persone hanno contribuito materialmente a tutto quello che è stato necessario perché questo progetto potesse avere seguito. Ringrazio Mariella Romano, ringrazio Laura Bruno, ringrazio l'assessore Biagio Cistulli che è stato tempestivo nella risposta, ringrazio il vice sindaco e ringrazio questi bravissimi musicisti che sono i miei compagni di viaggio in questo percorso, Lino Tangari, Daniele Di Nanna, Armando Albarani. Loro sono delle persone molto generose, sia nel modo di essere che nel modo di suonare, perché... nel modo di essere e nel modo di suonare, perché accolgono, diciamo, i miei progetti e li condividono mettendoci del loro. Gli arrangiamenti che avete ascoltato sono stati fatti completamente da loro. Ringrazio le famiglie delle bambine, ringrazio tutti voi per essere qui, molti erano anche a Capurso e hanno voluto ripetere l'esperienza, vi ringrazio tanto. Niente, un grazie gigantissimo, enorme, grazie. Ci sono i bigliettini del centro antiviolenza. Volevo solo aggiungere una cosa, che l'accesso al centro antiviolenza è gratuito, come anche tutti i servizi di cui si può usufruire sono assolutamente gratuiti. Quindi si accede su appuntamento chiamando appunto il numero che potete vedere sul volantino, che sono lì, sì, uscendo potete appunto recuperarli su quel piccolo puff. L'ultima canzone, mo. Sono qua. L'ultima canzone è una canzone di Elisa che si chiama In ogni istante, ogni istante si chiama esattamente,
ci è piaciuto pensare di voler lasciare un messaggio di speranza. Se la conoscete, ben venga, insomma, la cantate con me. È così scegliere che ci sia luce nel disordine, è un racconto oltre le pagine. Spingersi al limite, non pensare sia possibile. Grazie a tutti, grazie, 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 grazie. Lino Tangari, Daniele Di Nanna, Armando Albarani, grazie.